trappola nel vicolo se Franklin porterà i rinforzi. Come l'altra volta. Radonageddon, mi dicono che sei un ottimo cacciatore, che sai scovare qualsiasi preda. Diciamo che me la cavo. Mi serve un uomo così. Ho combattuto anni per la libertà. Credevo che Washington iniziasse una nuova era. Poi è cambiato e io ho ricominciato. Purtroppo questa seconda ribellione vacilla. Signore, non c'è polvere da sparo. Dobbiamo lasciare Boston, altrimenti ci schiacceranno. Ma è mia intenzione liberare dei compagni, tutta gente leale. Ma stavolta non dobbiamo farci sorprendere da quel criminale, Franklin. Se uno di noi cercasse Franklin mentre liberiamo i nostri amici, questo confonderebbe le guardie e noi ce la faremmo. Ho le mie ragioni per trovare Franklin. Ottimo. Una vera unione di intenti. Di tanto in tanto peschiamo informazioni utili in questa taverna. Il tuo aspetto attira l'attenzione, ma se saprai mischiarti tra la folla, potrai scoprire gli spostamenti di Franklin. Non credevo che servissero gli indiani qui. Nessuno vuole giocare? Sfido tutti quanti. Ci va una partita? Molto meglio delle carte, non trovate? Ricordo che una volta... Ehi, cerco di concentrarmi. Va bene, ero solo cordiale. Diamine. Jimmy, il vecchio Franklin mi ha affidato un altro messaggio. Oh, t'ha incastrato. E sai qual è il peggio? Il messaggio è per Putnam. Diavolo, sei proprio fottuto. Già, quando si tratta di quei due, c'è sempre un motivo per finire frustati. Franklin ti fustiga e poi Putnam ti dà il colpo di grazia. È roba che scotta. Solo una birra per me. Devo consegnare questa a Putnam o c'è la frusta, se non la forca. Ora devo riuscire a rubare il messaggio dalla sua tasca.
Generale Putnam, sembra che ci sia stato un malinteso riguardo ai rispettivi incarichi e autorità. È stato organizzato un incontro al porto domani alle 10 di sera. Le solite sentinelle vi faranno da scorta. Vostro Ben Franklin. Verrà consegnato. Mi porterà da Franklin. Tu chi sei? Il generale Putnam non potrà incontrarvi. Cosa? Questo è assurdo. Washington ne sarà informato. Re Washington. Sua maestà si è spostato nella città di New York per sedare la ribellione che infuria laggiù. Si è spostato? Perché ne sono all'oscuro? Il generale Putnam vuole che vi consegni questo. È un proclama del re. Disponiamo che Israel Putnam d'ora in poi sarà al comando? Che significa? D'ora in poi dovrete prendere ordini da Putnam. Io prendere ordini da lui? Dovresti mostrarmi del rispetto o ti farò fucilare seduta stante. Sentinelle! Sentinelle, ma...
state fermo. Venite con me. Mio Dio, che cosa ho fatto? Ero diventato un mostro. Era come se Washington avesse un enorme potere. Andiamo. Lui mi annebbiava la mente. Lui... Non voglio ascoltarvi. Venite con me. Vuoi portarmi in qualche posto per uccidermi? Ma ora posso aiutarti. Tu devi credermi. Era come se controllassi i miei pensieri. Non riuscivo a decidere da solo. Il re ha deciso di chiudere le porte della città di Boston. Risparmiami, ora che ho ritrovato la ragione. Ho fatto cose orribili. Orribili. Ma sono pentito. Ero davvero un altro uomo. Dio mio, questi animali fanno ciò che vuoi. Incredibile. Io ti imploro, salvami la vita. Farò... Se ti lascio vivere. Voglio solo rimediare ai miei errori. Mi dedicherò con tutto me stesso a distruggere il re. Come? Amico mio, saprei esservi molto utile. Ho servito Washington e conosco le sue abitudini molto bene. Discuteremo con Adams di questo.